analysis and laugh with the Mad Hatter that you know. The Red Queen got the news yesterday, and now they're running far away. Alice is in love. Oggi vi presento questo prodotto dell'Altairastro, una camera planetaria. È la GP Cam 327C, è una camera a colori, ha un sensore Sony IMX 327 ed ha un campo inquadrato di 1920 pixel per 1080, quindi praticamente una Full HD da 2,1 megapixel. Ha davanti al sensore una finestra in vetro con il filtro UV IRCAT. I pixel sono da 2,9 micrometri. È capace di 40 fotogrammi al secondo e ha una porta autoguida. Vediamo adesso il contenuto della confezione. Quindi nella scatola troviamo, a parte l'imbottitura, un CD con il software astronomico. Dentro ci sono i driver e il programma di gestione della camera. Però poi vedremo in dettaglio che possiamo andare sul sito altairastro.help, dove potremo scaricare aggiornati i manuali, i driver di funzionamento della camera e il software. L'interessante del software, c'è da dire subito che Altair fornisce un software, Altair Capture, che è un software completissimo di gestione della camera e consente persino di fare lo stack automatico delle immagini man mano che arrivano, quindi un live capture. Inoltre la Altair regala l'abbonamento per un anno al programma SharpCap nella versione Pro, quindi molto interessante. Nella scatola troviamo la camera, questa, che è una camera in formato C, con attacco C, questa. Dietro abbiamo una porta per l'autoguida e viene fornito il cavetto di autoguida e chiaramente la porta USB con il cavo fuori d'intonazione. E da notare che questa è una porta USB 2.0 perché il frame rate arriva a 40 fotogrammi al secondo. Qui c'è un bel tappo in gomma, viene fornito sia di attacco C, quindi noi possiamo per esempio collegare, io qui ho un obiettivo in formato C, un bel 35 mm f1.6, questo obiettivo, quindi possiamo attaccarlo direttamente alla camera e possiamo usarla per la ripresa per esempio del cielo, se mettiamo un obiettivo fisheye, quindi possiamo fare come controllo del cielo, oppure possiamo riprendere anche all'esterno con grandi campi, perché la camera comunque a colori è in grado di fare riprese anche di grandi campi, visto il formato Full HD, molto adatto. Possiamo togliere l'obiettivo, che è mio, non è in dotazione, e normalmente utilizzeremo la camera con il naso da 31.8 che viene avvitato semplicemente davanti. Il tappo funziona anche, c'è il doppio attacco anche per l'attacco 31.8 e la camera è pronta da utilizzare. Vedremo adesso in particolare di giorno l'utilizzo del programma Altair Capture, che è molto completo, ve lo consiglio. Può essere scaricato dal sito, abbiamo detto altairastro.help, bisognerà registrarsi, ma semplicemente date un nome e la vostra email e potrete scaricare i driver aggiornati, che è una cosa molto importante, e il software di controllo. Il software è sia per Macintosh, per Windows e per Linux, quindi diciamo una cosa interessante. Il prezzo è interessante e quindi adesso andiamo subito alla prova pratica. Allora, siamo sul sito altairastro.help, io mi sono già registrato come Carlo Puccini, ho la password ed entro con la mia login e quindi posso andare nella zona download, per esempio, e qui scaricare i software per Macintosh, per Linux, per Windows, sia Altair Capture che i driver per la vostra camera. E vi consiglio di non installare i driver in versione beta, che non sono ancora perfettamente testati, ma di utilizzare la versione stabile, l'ultima disponibile, in questo caso la 1.4, la 1.3.4. Allora, io ho già installato i driver e il programma Altair Capture, che vediamo qua,
e ho collegato la camera al computer e utilizzando, adesso siamo di giorno, utilizzando l'obiettivo che abbiamo visto prima, un obiettivo di tipo C e un 35 mm f1.6 molto luminoso. Questo è il programma Altairastro, la sua interfaccia. Sulla sinistra abbiamo l'elenco delle camere riconosciute, io seleziono la nostra e quindi vedo fuori il nostro paesaggio, quindi la palazzina di fronte. Ho la possibilità per esempio di regolare l'esposizione, qui con un auto esposizione, e a seconda di dove sposto il rettangolo di esposizione posso selezionare la migliore esposizione possibile, in automatico, oppure in manuale in questa zona posso impostare. Stessa cosa posso farle, una cosa molto importante, per il bilanciamento del colore, che è questo, comparirà, eccolo qua, quindi abbiamo il bianco, seleziono il bilanciamento del bianco, io ho questo rettangolo rosso che vedete qua. A seconda di dove lo posiziono verrà regolato il bianco automatico. Quindi sui pianeti come Giove, Marte, non è estremamente necessario effettuare la regolazione, salvo il fatto di poterla fare comunque in manuale oltre che in automatico. Quindi posso deselezionare il bilanciamento dei bianchi e quindi giocare io con i colori aumentando o diminuendo la saturazione o la tonalità. Spesso cambiamo saturazione, desaturiamo, saturiamo oltre e abbiamo qua. Qui abbiamo l'esposizione, quindi possiamo togliere l'automatico e cambiare il tempo di esposizione. Quindi possiamo abbassarla e arrivare fino alla saturazione. Abbiamo numerose altre funzioni che noi vediamo, tra cui la funzione di acquisizione. Possiamo fare delle acquisizioni automatiche, possiamo fare elaborazioni, possiamo per esempio comporre, possiamo fare tantissime cose. Richiederebbe un tutorial solamente questa parte della camera. Quindi questa, diciamo, è la parte di base. Adesso noi chiudiamo questo programma Altair Capture e apriamo invece SharpCap, la versione Pro. SharpCap riconosce anche lui automaticamente la nostra camera e vi ricordo Altairastro regala un anno di abbonamento a SharpCap Pro del valore di 12 euro. Non è tanto, però insomma sono comunque 12 euro risparmiati. Qui abbiamo la funzione SharpCap. Ci abbiamo un aggiornamento che non facciamo, iniziamo a selezionare la camera, viene già riconosciuta la nostra Altair in maniera nativa e quindi adesso dobbiamo chiaramente aggiustare un po' i tempi, perché qui abbiamo la possibilità di regolarlo in manuale o in automatico. Anche qua. Questo è il programma SharpCap, non so se tutti lo conoscete o no, diciamo qui abbiamo la possibilità di fare varie funzioni. La cosa interessante e soprattutto la versione Pro, che ci consente di fare il dark automatico con una mediana di dark, il flat, e poi nei tools abbiamo l'analisi del sensore e ancora la possibilità di effettuare il live stack, che è una funzione potentissima per riprendere immagini del cielo profondo facendo una somma automatica di pose brevi. Questo consente di utilizzare la montatura anche alta azimutale e anche senza avere un allineamento polare perfetto riuscite a fare delle pose anche discrete di numerosi oggetti. Va bene, direi questa parte è tutto e proveremo più tardi di sera la camera su un soggetto interessante. Questa sera voglio provare la camera dell'Altairastro, la GP Cam, la 327 Color, e siccome siamo a Roma con un inquinamento luminoso pazzesco, userò su William Optics 81 il filtro tri-band dell'Altairastro. Voglio provare a fare qualcosa non di molto impegnativo, visto il diametro non grandissimo del telescopio, comunque riuscirò a fare delle belle cose. Più tardi sorgerà la luna e cercherò di fare almeno un cratere. Va bene e buon divertimento! La notte è calata, la luna piena è già salita nel cielo e quindi come prima ripresa, anche se non ottimale, riprenderò la luna. Il telescopio è un William Optics 81, il Gran Turismo, un'ottica eccezionale che mantiene i colori puri e nonostante la camera a colori vediamo perfettamente i colori della luna.
L'ideale adesso con questa camera sarebbe di fare una posa su un soggetto del cielo molto bello, però vediamo che allungando le pose, questa per esempio è M1, non si vede ma al centro è lì, con una lunga posa l'inquinamento luminoso ci brucia completamente l'immagine. Quindi dovremmo fare delle tecniche diverse. Per questo andremo adesso su Orione, sulla grande nebulosa M42. Che qui vediamo con una posa molto breve di pochi secondi, circa 10 secondi. Come vedete non si notano dettagli, si vedono le quattro stelle del trapezio, ma niente di più. In questo caso ci viene in aiuto il programma SharpCap nella versione professionale che è in dotazione alla camera con un abbonamento per un anno alla versione professionale, che ci dà la possibilità di fare il live stacking, cioè di sommare in diretta tante piccole brevi pose da 10 secondi. E per ottenere un'immagine finale di grande effetto. Qui vediamo i vari parametri del programma, possiamo impostare chiaramente il tempo di esposizione, il guadagno, il nome del soggetto e nel grafico in basso possiamo impostare tre livelli sulle luci, le ombre e i mezzi toni. E qui vediamo il risultato finale della foto con 5 minuti di esposizione, non è bruciata e possiamo notare perfettamente tutti i dettagli bellissimi di questa nebulosa. Bene, come considerazioni finali dell'utilizzo della camera dell'Altairastro, questa GPCam 327C a colori, utilizzata poi con il filtro Altairastro, il tri-band, con banda passante nell'ossigeno 3, H-beta e H-alfa. Devo dire che è stata vincente. L'ho utilizzata sia sulla Luna, sul telescopio William Optics il GT81, è un telescopio rifrattore veramente super apocromatico, dove sebbene la camera fosse a colori non ha mostrato nessun colore residuo sulla Luna, come abbiamo visto nel filmato. E sul profondo cielo, naturalmente, da Roma soffriamo di inquinamento luminoso fortissimo. E quindi non possiamo pensare di fare le prese a colori senza utilizzare dei filtri interferenziali. Le soluzioni fino ad ora erano utilizzare dei filtri H-alfa, oppure ossigeno 3 un po' più leggeri, però H-alfa il problema è che mangia le stelle, soprattutto con riprese non troppo lunghe. E quindi un'ottima alternativa è stata utilizzare questo filtro Altairastro, questo tri-band, dove le bande passanti non sono così strette, tagliano effettivamente tutto l'inquinamento luminoso e fanno passare anche la luce delle stelle, quindi nel campo compaiono le stelle normalmente. Quindi molto facile, l'utilizzo della camera è stato semplice, è perfettamente compatibile con SharpCap e vi ricordo che viene data in dotazione l'abbonamento per un anno, la versione professionale, che vi consente di fare anche tra l'altro il live stacking, cioè di fare delle piccole pose brevi che vengono sommate automaticamente dal programma per realizzare una foto finale molto bella. Quindi un bel risultato. Mi è piaciuta tutto sommato, è stata leggera, facile da usare, molto semplice. E chiaramente la sua limitazione è nella dimensione del sensore, che in questo caso è un Full HD. Però i 40 fotogrammi al secondo hanno consentito di congelare la Luna in una ripresa molto efficace. Quindi, sebbene la luna fosse bassa, il risultato è stato ottimo, sicuramente. Va bene, spero vi sia piaciuto, vi siate divertiti e ci vediamo la prossima volta. Arrivederci. Alice is in love with the Mad Hatter, did you know? The Red Queen got the news yesterday, and now they're running far away. Alice is in love with the Mad Hatter, did you know? They've run towards an absolutely mad, but being crazy isn't always bad. They're one step away from reality. They know how to count an infinity. They're the craziest couple in history, and they know how to build up a castle with a dream.